Bonito fu in origine un fertile borgo collinare risalente all'epoca medievale. In quest'epoca venne edificato il Castro Bonetti di Longobardo, una fortezza eretta al confine tra la contea di Ariano e il Ducato di Benevento. Nel 2018 l'artista argentino Francisco Bosoletti realizzò alcuni murales meravigliosi. Tra questi vi è la Genesi, una composizione di murales considerata la terza più bella al mondo. Ma il vero mistero si cela di fronte al panoramico belvedere, nella cappella ricavata da quella che nel 1200 era la chiesa dell'oratorio. Qui si trovano le sfoglie ben conservate della mummia di Bonito, la quale, grazie all'editto napoleonico di Saint-Claude del 1804, venne portata alla luce dalla cripta della chiesa in cui venne conservata tramite la scolatura dei cadaveri. Da lì vennero tirati fuori 3 corpi, ma solo quello della mummia rimase miracolosamente intatto. Pur non avendo documenti che attestino la vita di quest'uomo, si narra che nel 1962 in Venezuela, durante la seduta spiritica del bonitese Antonio Nardone, il defunto si presentò per la prima volta come Vincenzo Camuso, rivelando la sua morte avvenuta nel 1588 e chiedendo di essere disseppellito e posto nella sua cappella. Da quel momento, zio Vincenzo, chiamato così dai bonitesi, apparve in sogno ai compaesani, testimone di grazie e guarigioni miracolose dispensate dal defunto, il quale purtroppo non è considerato santo dalla Chiesa.